Io ho saputo che negli anni passati delle società italiane, d'accordo con qualcuno di qui, hanno organizzato un traffico. Traffico? Sì, un trasporto di rifiuti, di materiale tossico di scarto, proveniente dalle industrie chimiche europee. Sì, ho capito. E sembrerebbe che durante la costruzione della strada, Garò e Bosaso... Sì, io conosco questa cosa, tutti sanno qui. E cosa sanno? Quando facevano la strada, quelli che lavoravano hanno parlato che loro hanno messo sotto la terra quei bidoni per nascondere. Ma in che punto esattamente? Sotto la strada. E poi hanno coperto, anche i soldati lo sapevano. Li vedi bene con il tele? Sì, abbastanza. Ma cosa fanno? I due sono rientrati. L'artista aspetta. Fammi vedere. Hanno delle tute protettive. Hai capito? Una ripresa fissa, un totale con la strada che si perde. Signori del pubblico, ecco, per darvi un esempio di quanto sia stato utile spendere centinaia di miliardi della cooperazione italiana qui in Somalia. Questa è la Garò e Bosaso, una strada, come vedete, molto trafficata, indispensabile. Ma almeno è servita a coprire ogni sorta di porcherie, tossiche e radioattive, che l'Occidente ha la buona abitudine di affidare a questi poveri disgraziati del terzo mondo. Tutto questo con la complicità di politici, militari, servizi segreti, faccendieri italiani e somali. E questi morti di fame ci comprano anche le armi. Ma allora, ma lasciamoli continuare le loro piccole guerre. In fondo non danno fastidio a nessuno. C'è una macchina che ci viene dietro. Dai, non perdiamo altro tempo, basta di là. Aspetta, forse ce l'hanno con noi. Stai giù! Non uscire dalla macchina!